Le parole sono andate oltre le sue sensazioni. No, no, perché mi associo alla tua speranza di vedere quest'atleta azzurro sul podio, almeno al terzo posto. Ecco inquadrato in sovrimpressione l'elenco della Romania, Fan Di della Cina, Henrik Christie del della prima giornata. Ecco, il suo stesso punteggio, ripetiamo, non ha alcun valore perché tutti gli atleti partono da zero. Invece fammi una previsione su questa gara del parallele asimmetriche. È molto difficile perché anche qui partono tutti dallo stesso cioè dalla stessa possibilità di vittoria. Gabriella Potora, che abbiamo appena visto inquadrata, che lavora molto bene a questo attrezzo, ieri nel concorso individuale è caduta, ma non rappresenta nulla per la gara di oggi. Fan Di, la scuola cinese, già da un po' di tempo sta dimostrando delle tecniche buonissime all'attrezzo, delle fasi di volo amplissime. Passiamo da un settore all'altro, da un attrezzo all'altro. Sempre in quei pochi secondi di riscaldamento, vedete, tutti gli atleti sono un po' in fila. E poi ecco la volta di Yuri, un atleta che sicuramente può dare ancora per perlomeno un quadriennio un contributo molto importante alla ginnastica italiana. Sì, e poi come periodo di tempo sicuramente lui può ancora dare buonissime prestazioni. Tutto dipende da un discorso di resistenza fisica e anche psicologica, cioè la volontà e la possibilità appunto di concentrarsi ancora per un quadriennio. Ecco, allora spieghiamo un po' tutti questi trucchi del mestiere che succedono. Abbiamo visto spruzzare sugli staggi delle parallele asimmetriche qualche cosa, semplicemente. Sì, a livello del polso si realizzano delle fasciature per contenere meglio l'articolazione. E servono sia da un punto di vista preventivo, antitrauma, e sia appunto per migliorare la presa durante gli esercizi all'attrezzo. In attesa di vedere le atlete in gara, Tele Monte Carlo, linea diretta a parlarvi dal Palazzo dello Sport di Stoccarda in occasione della finale agli ultimi due attrezzi. Abbiamo visto adesso terminare il suo lavoro la prima atleta, la Sandy Woolsey degli Stati Uniti. Ecco qui una fase rallentata, proprio i migliori momenti di questa atleta, con questo bel passaggio dallo stagio basso allo stagio alto e questo primo piano che dovrebbe esprimere sicuramente soddisfazione per la prova della giovane atleta americana. Ecco ancora il momento che precede l'uscita. Qui ha avuto un piccolo sbilanciamento perché è entrata squadrata, cioè ha anticipato l'azione che seguiva, ma nel complesso il livello tecnico è piuttosto elevato del lavoro che ha presentato l'atleta statunitense. Infatti è andato anche l'atterraggio su una parte laterale della pedana, quindi non centrale, ma comunque buono, nel senso che non ha avuto esitazioni. E naturalmente le esitazioni si hanno quando poi si aspetta il punteggio. 9-8 Cina, scusate, Yang Bo per la Repubblica Popolare Cinese, una delle due atlete in gara su questo attrezzo. Si sta esprimendo molto bene e presenta appunto un lavoro tecnico di alta classe. Buonissima l'uscita, peccato il piccolo sbilanciamento all'arrivo, ma tutto il lavoro presentato precedentemente era di altissimo valore, oltre che eseguito in una massima espressione tecnica. Ecco il viso, l'espressione di questa piccolissima atleta cinese, piccola non soltanto di statura ma anche d'età, ed ecco alcuni dettagli della sua prova. Un salto che prende il nome da chi l'ha realizzato per primo nel settore maschile, Jäger. Infatti da un po' di tempo si lavora quasi come alla sbarra maschile. Si preferisce il lavoro direttamente solo su uno staggio e soprattutto quello superiore, dove si sono trasferiti dei grandi salti adattandoli solo alla presenza dello staggio inferiore, dalla sbarra appunto alle parallele asimmetriche.
L'esercizio in questa competizione, cioè alla finale per attrezzo, deve presentare, secondo il codice dei punteggi, degli elementi di difficoltà, di grande difficoltà, di media difficoltà, con delle lettere, ecco ora il punteggio della Yangbo 9,90. Una assoluta uniformità di giudizio, 6 giudici, 6, 9 e 90, e questo conforto significa che modo di giudicare. Intanto Gabriella Potorak ci permette di continuare la gara da un punto di vista agonistico nel settore femminile delle parallele asimmetriche. Ha presentato una piccolissima incertezza sullo stagio basso, ora continua il suo lavoro in combinazione. Questo è il salto dove è caduta ieri, combinazione di giri in verticale e grandi salti, Jäger e passaggi allo stagio inferiore, ora nuovamente allo stagio superiore, una combinazione di gran volta con un giro e un doppio salto dietro di uscita. Non mi sembra molto determinata già da ieri nel lavoro questa atleta rumena, e non riesce a esprimersi così bene come invece ha fatto altre volte. Gabriella Potorak, sedicesima del concorso individuale, proprio ha mancato in questo attrezzo con 9.400 rispetto a tutti gli altri che erano intorno al 9.9, e quindi ha mancato anche un'affermazione di prestigio proprio per una caduta in questo attrezzo. Allora, come dicevamo, proprio nell'attrezzo in cui uno è andato male poi si presenta nella finale agli attrezzi, ma ripeto, sono questioni che riguardano esclusivamente un certo tipo di modo di fare l'accesso a queste finali agli attrezzi. Poi la gara si svolge, ogni gara è in fondo una manifestazione a parte. Ci si allena anche a fare la gara, quindi, cioè serve di esperienza e di apprendimento l'errore compiuto in una gara precedentemente. La combinazione nell'esercizio alla parallela, come stavo accennando prima, è diversa nelle tre competizioni presenti sia ai Giochi Olimpici che ai campionati del mondo. Abbiamo nella prima competizione il concorso 1B, che si distingue appunto dal concorso 1A, dove bisogna presentare gli esercizi obbligatori uguale per tutti. Abbiamo una combinazione di tre elementi di difficoltà inferiore, tre medi e due di alta difficoltà. Nel concorso invece individuale, quello presentato ieri dalle atlete per la classifica individuale, una difficoltà di bassa, piccola difficoltà, ecco il punteggio per la Gabriella Potorak, 9.925. Una difficoltà bassa. Fondendoci con la sua compagna di squadra, la presentiamo adesso, ed è proprio lei alle parallele asimmetriche. Fandì, lo ricordo, ieri scesa in classifica per quell'errore alla trave, ma in effetti ha svolto un ottimo lavoro alle parallele asimmetriche, 9.950, veramente vicinissima alla eccellenza. Buonissimo il lavoro che sta presentando l'atleta cinese, ha una linea del corpo stupenda, cioè si intravede una preparazione fisica notevolissima e delle rotazioni in verticale, delle combinazioni di volo. Buonissima la sua prestazione. L'arrivo è bloccato, non solo l'alta difficoltà di ogni singolo elemento presentato, ma anche l'alta difficoltà della combinazione che ha creato tra i vari elementi dell'esercizio stesso. Di Fandì ci è piaciuto sia nell'esercizio di ieri che in quello di oggi l'uscita, questa uscita molto verticalizzata, per cui ricade con un doppio proprio sulla verticale del salto, bloccando molto bene, a parte questi passaggi molto belli, questo passaggio anche dallo stagio alto a quello basso in maniera molto acrobatica. Questa è una gran volta di dorso, un elemento, sta ripetendo il salto di prima, siccome ha anche presentato una gran volta dorsale che non è molto frequente nel settore femminile, solo da poco tempo l'hanno introdotta nelle loro esibizioni appunto alle parallele. Ancora Fandì, il pubblico ha apprezzato in maniera particolare, non soltanto noi dalla nostra postazione microfonica, ma tutto quanto il pubblico di Stoccarda, questo esercizio, e spinge proprio con l'applauso verso un 10
che arriva in questo momento, una grossa prestazione per Pandì, e in questo momento forse possiamo dire, anzi possiamo dire senz'altro, che perlomeno una medaglia d'oro non andrà all'Unione Sovietica. Era un leitmotiv che quasi quasi annoiava e rendeva nulli gli sforzi di tanti atleti. Finalmente, con soddisfazione di tutto, questa volta di critica e di pubblico, come si direbbe di una grande speciale, 1989 di ginnastica artistica, l'espressione di felicità è dell'atleta americana Christy Henrich per gli Stati Uniti, che ha appena concluso il suo esercizio alle parallele asimmetriche. Una soddisfazione anche per la squadra degli Stati Uniti di presentare ben due atlete in questa specialità, segno che il lavoro svolto, questo potenziamento soprattutto della dinamica di queste atlete, ha avuto un buon esito in questi mondiali. Sì, in questa finale è da notare il fatto che troviamo due atlete per ogni nazione tra le prime quattro classificate. Due atlete dell'Unione Sovietica, due atlete rumene, due atlete cinesi e due atlete americane. Ed ecco addirittura un 10 dal giudice svizzero, che porta in te per l'Unione Sovietica Ostrajeva. Un'entrata in salto avanti con appoggio delle mani sullo stagno inferiore, dei buonissimi passaggi di velocità combinati a dei salti in ginger più un passaggio allo stagno inferiore, quindi ritorno allo stagno superiore, un altro grande salto, il Kachov, e quindi preparazione per un doppio salto a raccolta dietro. Molto buona il suo lavoro. Vorrei notare il fatto che questi atlete di grandissimo valore hanno presentato delle uscite piuttosto sicure per non perdere neanche un millesimo di punto nella fase di arrivo. Ci sono state le spagnole, esattamente la Eva Rueda e la Fernandez, che hanno presentato lo stesso salto ma in atteggiamento teso, quindi una difficoltà decisamente superiore a quella presentata da questa atleta. C'è sempre un po' il dubbio se presentare l'esercizio di grande rilevanza tecnica, ma naturalmente con il rischio di non eseguirlo nella maniera perfetta, oppure quello di presentare un esercizio, un passaggio di caratteristiche acrobatiche minori, ma fatto meglio. Ecco, uno quale deve scegliere? Qual è la via sicura? Nessuna delle due, perché deve fare la massima difficoltà e il meglio eseguita. Quindi bisogna, per raggiungere quindi sempre le prime posizioni, bisogna un pochino rischiare in sicurezza. Se no si appiattisce il livello medio fra tutte le atlete, ed ecco lì che compaiono i soliti 9,80, 9,85, cioè si oscilla solo nell'ambito di un solo decimo massimo. Ancora l'entrata della Olga Ostrajeva, in attesa anche in questo caso di vedere poi formalizzato il punteggio per l'atleta. Infatti c'è un 10 che ha già conquistato l'atleta cinese Fan Di, quindi devono proprio attaccare le due atlete sovietiche e anche la stessa Silivas se vogliono arrivare almeno a pari merito nella prima posizione. Olga Ostrajeva terza nel concorso individuale femminile dopo due atlete sovietiche, la Boginskaya e la Lashenova. In questo attrezzo ha avuto 9,925. Vediamo se ha saputo ripetere questa prestazione o l'ha migliorata. 9,975, bene, l'ha migliorata di 50 millesimi di punto. In questo momento è pochissimo dietro la Fan Di, ma comunque non è riuscita a insidiare la sua medaglia d'oro. Una medaglia d'oro che, ripeto, un altro atleta potrà fare. Ed ecco Svetlana Boginskaya, campione mondiale in carica 1989, proprio da ieri sera, da poche ore, nuova campionessa mondiale e già campionessa europea lo scorso maggio a Bruxelles.
presenta una plasticità notevole nel lavoro, data proprio dalla sua struttura fisica. Ecco la sua preparazione alla fase conclusiva, che ha completato in modo errato. Ha rischiato in questo caso Bozhinskaya per raggiungere la nemica, diciamo, cinese Fan Di, ha rischiato perché nel concorso invece individuale, nel concorso a squadra, aveva presentato un semplice salto, doppio salto dietro a raccolta, invece oggi ha presentato un doppio salto dietro combinato ad un'altra rotazione, uno Tsukara. Ecco un passaggio molto plastico dell'atleta sovietica. E quindi direttamente l'uscita, ecco, un avvitamento e due salti giri dietro. E quello che dicevamo prima, ha aumentato il coefficiente tecnico per poter arrivare al 10 e poi naturalmente non l'ha eseguito nel migliore dei modi, ma questo è un po' nell'insieme delle cose, del gioco, bisogna rischiare certe volte ed è un lavoro massacrante anche da un punto di vista psicologico, quello di sapere di combattere contro chi ha già avuto 10. Ieri sera questo elemento psicologico ha giocato a suo favore, in quanto lei aveva preso 10 e la Daniela Silivas doveva lavorare sulla trave, dovendo fare anche lei 10 per poter arrivare al suo stesso livello, e Daniela Silivas ha sbagliato cadendo da un attrezzo che non anticipato, perché sulla trave non soltanto lei ma un po' tutte le romene sono maestre. In questo caso la spinta psicologica che ha operato la Fan Di, che già aveva 10 sulla Bozhinskaya, campionessa mondiale, quindi obbligata anche poi a ben presentare il suo recente titolo, ha giocato a sfavore della Svetlana, di questa ragazza di 17 anni che ormai si presenta come leader della squadra sovietica, e naturalmente l'ha portata, l'ha spinta in questo caso al piccolo errore, parliamo di un piccolissimo errore, ovvero sia di quell'appoggio delle mani all'uscita, di una uscita anche di coefficiente di difficoltà notevole, però questo è bastato naturalmente per togliere quei piccoli centesimi di punto. Ecco, 9.450, settima posizione per la Bozhinskaya, la quale però naturalmente ha altri motivi per essere soddisfatta di questi mondiali. Ma adesso, signori e signori, avrebbe votato in maniera totalmente differente. Ma piano piano bisogna convincere i giudici della bontà, e se non è questa volta sarà sicuramente nella prossima occasione. Comunque, medaglia d'argento per Yuri Checchi agli anelli è sicuramente la più grossa soddisfazione che l'Italia ha nella ginnastica artistica da tantissimi anni. E Daniela Silivas a concludere il programma dell'attrezzo, del parallele asimmetriche, la campionessa olimpica su questo attrezzo. Come è andata secondo te? Molto bene, ha disegnato il suo esercizio in aria col proprio corpo e devo dire che si è ripresa dopo l'abbattimento psicologico di ieri. Adesso tenterà di conquistare qualche medaglia invece appunto nelle specialità per attrezzo. Abbiamo visto comparire durante il lavoro agli attrezzi, ecco in questo campo, in questo caso lo vediamo lì dietro, gli allenatori possono adesso salire sul campo di gara e seguire, non toccare, solo seguire in caso magari ci fosse una perdita dell'impugnatura, per evitare magari dei traumi nell'impatto al suolo, un po' come fanno gli allenatori del settore maschile alla sbarra. Possono però avvicinarsi solo in fasi di volo molto ampie, quindi non in tutti i passaggi dell'esercizio. Ecco Daniela Silivas, anche per lei il discorso fatto un attimo fa per la Bozhinskaya, anche per lei la sola possibilità di ripresentarsi al massimo livello e confermare qualcuno dei suoi titoli olimpici, dei tre titoli olimpici individuali, è quello di ottenere un 10 e quindi andare a pari merito con la cinese Fan Di. Sicuramente questo non è cosa di tutti i giorni, c'è riuscita in questo caso e ancora una volta a pari merito ha potuto confermare la medaglia d'oro delle Olimpiadi, per una volta che non è un'atleta sovietica. Queste due ultime specialità hanno finalmente rotto il dominio sovietico,
alle parallele asimmetriche due ori con la Cina e la Romania, con Fandi e Daniela Silivas. Momento personale, l'Olimpiadi di Seul. Accese, quindi ci dovrebbe essere qualcosa, e infatti c'è stato un'interruzione sul collegamento internazionale. Primo piano Pestanti, a sinistra Daniela Silivas, Romania, a destra la cinese Di Fan, medaglia d'oro nella finale alle parallele asimmetriche. Dicevamo con Marzolla che anche Preti avrebbe meritato la presenza in questa giornata storica. Preti senz'altro avrà seguito con trepidazione e alla fine anche con una certa indignazione, conosciamo il suo carattere, questo epilogo che comunque ha riportato l'Italia sul gradino mondiale del podio, anche se il gradino più basso, la medaglia di bronzo. 23 anni fa a Dortmund fu Menichelli a conquistare due bronzi agli anelli e al corpo libero, questa volta Checchi ha bissato quel risultato al corpo libero, lo ha sfiorato agli anelli, lo ha sfiorato al corpo libero. Una grande giornata per la ginnastica italiana. Noi ringraziamo ancora i tecnici, il presidente che ci hanno affiancato. Grandi ha lasciato indignato la postazione, parlava nella tribuna dell'autorità in maniera molto animata con gli altri delegati, che sorridevano accondiscendendo. In effetti questo episodio che ha dato la medaglia d'oro, forse Aguilar meritava il podio ma non assolutamente la medaglia d'oro, è stato un fatto negativo, una brutta pagina per la ginnastica internazionale alla ricerca di quella credibilità che questa disciplina così antica ma così moderna merita assolutamente. E con queste immagini del podio femminile, del podio delle parallele asimmetriche, ci congediamo da voi, diamo appuntamento domani alle 14.30 su Rai 1, su Rai 2 agli appassionati della ginnastica per seguire le altre finali di specialità, 3 per gli uomini e 2 per le donne. Signore e signori, dalla Schleierhalle di Stoccarda a voi tutti il buon proseguimento di pomeriggio.